Bene, inizia l'anno scolastico 2015-2016, siamo alle scuole medie qui a Merito, abbiamo con noi il preside che salutiamo, buongiorno, buon inizio di anno scolastico. C'è anche il sindaco, ingegner Giuseppe Meduri, poi chiederemo anche a lui, faremo qualche domanda. Prego. L'anno nuovo scolastico è iniziato da oggi con vecchi problemi purtroppo connessi a quello che è il funzionamento delle strutture scolastiche. Ho presente qua il sindaco che mi auguro che da questo momento ci possa essere massima disponibilità, perché credo che anche con la riforma che abbiamo in atto da quest'anno in poi ci sia bisogno di massima collaborazione tra gli enti del territorio. Noi speriamo che questa scuola possa mantenere quella vocazione di socialità e socializzazione con tutto il territorio, perché è la scuola, possiamo definirla, capofila del territorio che ricade da Bagalare fino a Melito, e quindi ha bisogno proprio da essere punto di riferimento sia da parte per l'azione formativa ma sia per quanto riguarda gli enti locali che fanno capo anche a Melito. D'altronde credo che il comune di Melito sia il comune capofila dell'area grecana, che in un certo senso. Gli aspetti positivi certamente ce li auguriamo tutti quanti, anche perché prossimamente andremo a inaugurare la struttura che abbiamo realizzato quest'anno, e tanti altri problemi che, problematiche che stiamo affrontando per la nuova riforma. Le attività fondamentali sono quelle che ci possono permettere attraverso la mensa di realizzarle in orario pomeridiano, e credo che il Comune da questo punto di vista, almeno mi risulta, che abbia già iniziato le procedure per l'inizio attività pomeridiana. Ci auguriamo che la scuola possa essere richiesta anche dalle associazioni presenti sul territorio e avere la disponibilità in orari pomeridiani e anche serali, sempre d'accordo tra enti locali e presidenza, diciamo in questo caso l'istituto comprensivo Merito Bagalare di San Lorenzo, L'augurio che ci facciamo è quello di portare avanti una proposta formativa triennale, perché da quest'anno la dobbiamo produrre insieme anche agli enti locali, anche perché saremo soggetti, no, mi auguro di no, ma a una revisione delle realtà come istituzioni scolastiche. Mi auguro che ci possano essere le condizioni per mantenere quelle che sono le esigenze e le istituzioni necessarie al mantenimento di quella che è la storia di questa nostra, di questo nostro territorio. Quindi pensiamo che la scuola, in collaborazione con l'amministrazione comunale, insomma, è fondamentale la sinergia tra scuola ed ente territoriale di appartenenza, quindi comuni in modo particolare di Merito, Bagalare, San Lorenzo e Rogude, perché sono i comuni sui quali ricade questa istituzione scolastica. È fondamentale la collaborazione, perché poi io rappresento sì il MIUR, ma loro rappresentano la popolazione tutta, quindi la cittadinanza. A me sta a cuore la formazione di tutti quanti, ma a loro deve stare a cuore ancora, oltre la scuola, la componente anche genitori, cittadini eccetera, perché la scuola non è fatta solo di alunni, è fatta di tutte le componenti che ruotano attorno, diciamo, alla cittadinanza, quindi di Merito e del territorio limitrofo, diciamo. Grazie al Presidente. Intanto chiediamo anche al Sindaco, ingegner Giuseppe Meduri, ecco, tra scuole chiuse perché inagibili, scuole aperte, voglio dire, come si è organizzata l'amministrazione comunale per dare modo ai ragazzi di iniziare in tutta tranquillità l'anno scolastico? Noi intanto siamo qua alla scuola media per portare il saluto istituzionale e per ribadire quella che è la volontà di questa amministrazione, ovvero di fare rete e squadra in sinergia. Siamo qua per dare l'augurio di un buon avvio, un augurio che sia un anno proficuo, un anno, come si suol dire e si dice in ogni occasione, migliore degli anni passati. Questa è la speranza che abbiamo. Sicuramente noi non saremo meno degli altri, però con presunzione riusciamo a fare quello che è il nostro obiettivo. Siamo vicino a tutte le scuole sono per noi il punto cardine del nostro programma, con tutto quello che ruota attorno alla scuola, alunni, genitori, insegnanti.
il mondo della scuola è importantissimo. Bisogna saper crescere insieme, fare mutuo soccorso per far sì che ci siano sempre meno aspetti negativi e qualcosa che vada sempre per il verso giusto, per far sì che la qualità della vita, la qualità dell'istruzione, la formazione dei nostri ragazzi cresca e vada nella direzione che il nostro cuore, così come il cuore degli alunni, degli insegnanti e del preside vogliono. Quindi da parte nostra, ho detto già al preside e anche alla direttrice didattica, siamo un po' in ritardo nella scaletta e non riuscirò stamattina perché adesso scappo e ritorno nel comune. Avrei voluto fare un po' l'augurio classe per classe, ora la facciamo in qualche classe, poi ritorneremo preside assieme. Il messaggio che voglio lanciare per il vostro tramite a tutti i ragazzi, ai genitori, di raccomandare ai propri figli di studiare, di imparare sempre qualcosa giornalmente, perché quello che loro imparano nessuno glielo potrà comprare, ma soprattutto nessuno glielo potrà mai rubare. Quello che si riesce a imparare giorno per giorno è un bagaglio culturale inestimabile, un bagaglio culturale che formerà la vita dei nostri figli per un domani migliore. Quindi ragazzi, bambini, studiate, imparate ogni giorno magari una nuova parola d'italiano, usatela, ripetete a voce alta, e quello che il tempo che trascorrete sui banchi di scuola, dietro i libri, nei quaderni, e il tempo che tenete in mano una penna, una calcolatrice, non è mai perso. E speso nel migliore dei modi, fatelo, perché questo serve soprattutto per voi e gratifica anche noi genitori. Quindi piena collaborazione dell'amministrazione comunale con le scuole, l'augurio del sindaco, quello ai ragazzi che hanno intrapreso il nuovo anno scolastico, quindi per le varie problematiche. Assolutamente si risolve. Sì. Assolutamente sì, noi con il preside, anche se l'abbiamo trascurato, abbiamo trascurato perché abbiamo dedicato più attenzione alle scuole elementari che erano totalmente abbandonate. Abbiamo avuto qualche problema che ci è è piovuto addosso ultimamente. Abbiamo fatto quello che era nelle nostre possibilità, poi sono punti di vista. Noi abbiamo dato delle scuole pulite, delle scuole con i cortili soprattutto puliti, cortili che non erano all'abbandono totale, l'abbiamo fatto con le nostre forze, con i nostri operai. Il resto chi vivrà vedrà, agibilità o meno. Io ho la fortuna di essere ingegnere, anche se spesso dico che sono stretico. Sulla agibilità di Brunella non consento a nessuno di dire fesserie, e attacchi solo strumentali. È chiaro che, così come ognuno di noi, pure io avrei voluto dare una scuola dentro casa ad ogni bambino, con un parco insegnanti, con tanti campi da calcio, con tante palestre, però ci dobbiamo accontentare anche di quello che abbiamo. I miracoli non se ne possono fare. Io chiedo a tutti quel sacrificio che siamo abituati a fare. Noi cercheremo e faremo tutto il possibile senza lasciare nulla ad intentato, però è chiaro che qualche disagio nel bene o nel male ci sarà sempre. Oggi si è partiti con due scuolabus e due assistenti, domani ci sarà, tra una settimana partiremo con l'assistenza scolastica diversamente abile in tutte le scuole. Abbiamo fatto una variazione di bilancio con parecchi euro. Il primo di ottobre partirà la mensa, e poi magari la mensa non sarà diciamo il massimo che può essere, ma l'importante è che parte, e che parte con il piglio giusto e con la volontà giusta. Facciamo squadra, facciamo rete e cerchiamo di fare anche mutuo soccorso per migliorare giorno dopo giorno. Ecco sindaco, per chiudere, così sia chiaro una volta per tutte, anche perché molti sono i genitori che regalano, scuola marina, ultimati i lavori. Allora, sulla scuola marina dobbiamo essere chiari su un concetto: non era previsto che la scuola marina doveva riaprire. Nel momento in cui è venuta fuori l'esigenza di avere 5 nuove classi, perché è stata spostata la scuola agraria dall'agraria al classico, che ospitava 5 aule
della scuola elementare. Negli ultimi giorni ci è arrivata questa richiesta. Allora, guardandoci attorno, tra le tante situazioni critiche era quella di recuperare cinque aule, le aule, me lo dico con un pizzico di presunzione, anche se qualcuno strumentalizza la scuola di Brunella con un legame affettivo mio, è chiaro, io ho un legame affettivo con Brunella, ma non ho alcun debito con Brunella. Io oggi sono il sindaco di Melito e devo pensare a tutti i bambini di Melito. Allora vi invito a fare il giro di tutte le scuole elementari e mi invito anche i genitori a far sì che qualche tecnico possa girare per tutte le scuole di elementari che abbiamo nel comune di Melito. Io dico con presunzione che nessun plesso scolastico presenta 5 aule delle dimensioni 6x6, nessun plesso scolastico presenta un cortile così ampio e dignitoso, nessun plesso scolastico ha un androne così di tale dimensione. I bagni sono efficienti, c'è il bagno per disabile, insomma ci sono tutte le condizioni. Brunella oggi è una delle migliori, se non la migliore in assoluto, una delle migliori scuole. La Marina. Ecco, diciamo senza pericolo, giusto? Sì. Ma intanto c'è da dire che ci sono le carte che parlano che non ha firmato il sindaco Peppe Meduri, c'è un ingegnere, l'ingegnere Porco dell'Università di Cosenza. La scuola era stata chiusa senza fare alcuna prova, o meglio, la scuola era stata chiusa nonostante c'erano le prove di carico fatte così ci capiamo, qualche genitore che non è del mestiere. Ci sono venuti i pompieri, hanno riempito i gommoni, ci sono stati gli strumenti necessari per rilevare i movimenti della scuola. Brunella, Turati e Pilati sono le tre scuole dove ci sono le prove. Altre prove non ce ne stanno. La Marina è in condizioni pietose, c'è il tetto che non va bene, c'erano dei lavori che non erano chiusi, quindi la colpa non è di Peppe Meduri se la Marina, una delle ultime scuole fatte, ci è stata consegnata, diciamo l'abbiamo ereditata, già chiusa a novembre dell'anno scorso. Oggi riaprire il piano terra su una scuola che presenta un laghetto sopra la testa perché ci piove dentro e l'acqua è nel soffitto del piano terra, quindi sulla testa di quei bambini che qualcuno voleva mandare in quella scuola. Non, tra le altre cose, dobbiamo urgentemente intervenire, altrimenti il tetto va a carte 48. Non si può realizzare un piano di sicurezza per far sì che si possa lavorare al piano primo mentre i bambini frequentano la scuola al piano terra. Questo è impensabile e inimmaginabile. Tutto qua. Era necessario che lei precisasse questo. Ecco, il problema della scuola. C'è qualcuno che vuole strumentalizzare. Io ho visto qualche editoriale di qualcuno che sicuramente non vuole il bene del paese, non è vicino a questa amministrazione. Non è vero assolutamente che noi abbiamo preso 2 unità in più per autista di scuola, bus e assistente rispetto all'anno scorso. Noi abbiamo ritenuto doveroso e opportuno dare il servizio e garantire il servizio che l'anno scorso in condizione non ottimale c'era, con una differenza: uno dei due autisti dello scuola bus il sabato mentre girava era in ferie. Quindi immaginate un po' se fosse successo qualcosa. Io non voglio fare polemica, non è nel mio costume, però voglio dire che noi e siamo tranquilli, sereni in tutto quello che facciamo e non saremmo stati dei folli a mandare bambini, ragazzini, in una scuola non agibile, in una scuola non a norma, in una scuola che poteva presentare dei pericoli. Se c'è una scuola oggi sul quale il sindaco e l'amministrazione ha dei dubbi, in questo momento è quella della Marina e non altre scuole. Quest'anno non sarà sicuramente agibile. Per dicembre noi confidiamo entro fine anno di riuscire a finire i lavori, perché, ripeto, c'è ancora un cantiere aperto, nel mentre un secondo cantiere aperto è stato chiuso. Qua c'era, nella Marina c'era un cantiere che è quello dei pannelli solari nel tetto, lavori che non sono stati collaudati, resi agibili. L'impianto dei pannelli solari non è stato mai messo in funzione alla Marina, ci piove dentro, quindi io non devo essere io a dire se quei danni li ha causati la ditta che ha realizzato quei lavori, però ci sono i danni. Se noi possiamo o non spendere soldi dal nostro bilancio, è chiaro che ci ripaliamo sulla ditta che ha fatto i lavori. Nel mentre è stato fatto il lavoro
dei lavori, il giostrino, il cappotto e quant'altro al piano terra, mentre erano accesi i lavori al piano primo. Mi sembra che c'è qualche anomalia. Io non voglio assolutamente rimproverare nessuno, però dico, cerchiamo di essere soprattutto rispettosi del lavoro degli altri e seri con noi stessi, e c'è qualcuno che serio non è. Comunque l'anno scolastico è iniziato tra tanti problemi, comunque adesso nel corso dell'anno quelle piccole cose che ancora c'è da sistemare si faranno chiaramente. Piano piano facciamo tutti. Io ci tengo a precisare, quando dico che c'è qualcuno che serio non è, non voglio sparare nel mucchio, ho le idee abbastanza chiare. Non è serio chi strumentalizza alcune situazioni e non è serio chi soprattutto racconta in giro bugie. Bene, sindaco, noi la ringraziamo per questa sua precisione, sia per quanto riguarda le due scuole, sia via Peppino Suffolo che Prunella, perché sono state aperte, e quindi adesso noi faremo un giro. Prima di chiudere, io volevo ringraziare tutti gli insegnanti, tutti i genitori, ma soprattutto i dirigenti delle scuole per il prezioso lavoro che fanno, che va non verso l'amministrazione ma verso noi che genitori siamo, perché siamo noi che deleghiamo a loro gran parte del futuro dei nostri figli. Fanno un lavoro difficile ma veramente prezioso. Non è facile avere a che fare con quanti bambini ci sono. Qua siamo intorno a 400 alunni. 400 alunni, quindi ci stanno 399 problemi per ogni mattina. Quindi accontentare tutti non è semplice, bisogna saper dare un colpo alla botte e uno al cerchio. Ma la collaborazione di tutti chiede. Sì, se facciamo mutuo soccorso, se facciamo sinergia, questi problemi diciamo che sono meno gravosi. Io quindi ringrazio il professor Anastasi, lo ringrazio prima come preside e poi come amico, e a lui ribadisco la totale disponibilità, la totale collaborazione, e lo ringrazio per quello che lui ha riversato verso questa amministrazione in termini di collaborazione di sinergia. Bene, grazie al sindaco, il presidente. Io ringrazio l'amministrazione per quello che precedentemente ha dato e per quello che successivamente mi auguro ci darà, proprio per risolvere queste problematiche che sono connesse alla revisione di alcune particolarità strutturali, e in modo particolare la mensa scolastica, che con la commissione straordinaria purtroppo ci ha fatto perdere credibilità. Quindi dobbiamo recuperare quel tempo che le condizioni particolari del comune di Melzo ci hanno fatto perdere, e l'offerta formativa col tempo prolungato è completamente diversa da quella che poteva essere rappresentata dal tempo normale. Quindi questo io chiedo in modo particolare all'amministrazione, che ci dia le condizioni utili a ripristinare il tempo scuola più dilatato nelle giornate settimanali, per garantire una formazione più completa ai loro figli, che credo che sia nel cuore di tutti, genitori, docenti e dirigenti in questo caso. Grazie.